Reverendo Fra Maurizio, prima che le mie parole diventino preghiera, permettimi di esprimere la gioia e l'emozione per l'onore che mi è stato concesso di dare voce agli iscritti all'Assoalbergatori della tua e nostra città, la cui attività per certi aspetti si pone in stretta sintonia con quello spirito di accoglienza e di disponibilità che voi frati minori cappuccini vi sforzate di far percepire all'incalcolabile numero di pellegrini che, grazie a Dio, continuano a salire su questo monte alla ricerca di un orientamento per una rinascita spirituale. Seguendo le orme di quanti hanno iniziato l'attività ricettiva quando Padre Pio era ancora fra noi, e memori del rispetto e dell'onestà che egli esigeva fossero garantiti ai viaggiatori della fede, vogliamo chiedere, per sua intercessione, di poter avere costantemente nella Vergine di Nazareth un modello di fedeltà nell'attenzione alle necessità del prossimo, guardando al suo correre ad assistere Elisabetta e al sollevare una coppia di sposi dal rischio di terminare in tristezza la loro festa nuziale. Memori e grati di tutti i celesti favori che la Celeste Madre ha ottenuto con la sua amorevole sollecitudine, accogliendo le suppliche dei nostri avi, anche noi vogliamo aprire il cuore e deporre ai piedi del suo manto di misericordia le ansie, gli affanni, le preoccupazioni, le debolezze e le necessità di ciascuno di noi, delle nostre famiglie e dei nostri amici, implorando innanzitutto la nostra conversione o una vita di fede più intensa e più coerente. Per questo ora, a nome di tutti gli albergatori di San Giovanni Rotondo e di tutti coloro che pregano con noi, rivolgo la corale supplica alla Beata Vergine delle Grazie, come atto introduttivo alla recita del Santo Rosario. Invito tutti a recitare con me la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Gioisci piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si daranno felici perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria. Cammina accanto ai nostri giovani perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati piena di grazia e corri verso noi. Tu che hai considerato un tesoro geloso il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera della pace che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto è il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In Lui troviamo casa, con Lui ritroviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, il nostro cuore ti attende. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.